Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata speciale che va in onda di giovedì, è giovedì grasso, siamo in pieno carnevale, in piena settimana grassa e naturalmente parliamo di carnevale, ma lo facciamo non attraverso i giorni nostri, l'attualità, lo facciamo ripercorrendo un ventennio e anche un lasso di tempo forse anche più largo, lo facciamo con un prodotto, un CD e gli ospiti che lo hanno creato, ce l'ho io in mano in questo momento, è un cofanetto possiamo dire perché all'interno ci sono due CD e parla dei carri e quando i carri sapevano di cartapesta e parliamo di un ventennio come vi dicevo che va dal 1960 al 1980, quindi una storia importante, vent'anni importanti di carnevale fanese e qui nei divani rossi di Dopocena ci sono i protagonisti di questo lavoro, Riccardo Deli, benvenuto, grazie, carrista, grazie. Perché carristi si rimane sempre, anche se momentaneamente in riposo, e Paolo Alberto Del Bianco, dello studio Del Bianco, filmmaker, cacciatori di immagini. Ci avete regalato delle immagini stupende con il viaggio nella nostra memoria, insomma, quindi non è stato difficile mettere insieme il lavoro, la ricerca iconografica e insomma... Difficile no, no. Laborioso sì. Laborioso però, sì, laborioso però. Sì. Allora, parliamo dall'idea. Riccardo, come mai questa necessità di voler mettere, insomma, non su carta ma su supporto allora, la memoria storica? 2 anni fa lo studio Del Bianco mi chiamò per commentare delle immagini che sarebbero dovute andare appunto sulla vostra emittente. Io una sera parlai a braccio mentre scorrevano appunto queste immagini e però vennero fuori 2 problemi. Il primo è che la trasmissione era lunghissima, oltre 1 ora e mezza, quindi non l'avreste mai mandata insomma tutta insieme. Il secondo problema è che mentre io parlavo a braccio, per dire del carro di Pacassoni, arrivavano le immagini del carro di Valentini, per cui lo studio Del Bianco avrebbe dovuto fare un lavoro di montaggio che non finiva più. Allora abbiamo detto, soprassediamo a questa idea. Però siccome le cose che avevo dette facevano parte appunto della memoria storica del carnevale, ci siamo riproposti con la calma di riprendere il discorso e di fare questo DVD che appunto abbiamo presentato alla città e agli appassionati di carnevale in particolare. Quindi c'è dentro non solo il ventennio, perché no, mi dicevi prima ci sono dei riferimenti anche che sforano un po' da questo periodo. Sì, perché parlando per esempio all'inizio del carnevale estivo del 60, secondo carnevale estivo in Sassonia, dico che in realtà il primo carnevale estivo si svolse su Viale Gramsci nel 53, un evento di cui non sa quasi niente nessuno, e in più l'antenato del carnevale estivo fu il corso mascherato dei fiori del 1949 a Lido, ecco, a cui parteciparono 6 carri fatti interamente coi fiori. Poi per esempio parlando dei carristi, non so, dice ecco Pacassoni fece il suo ultimo carro nel 2004, quindi anche carro del 2004, quindi in realtà andiamo dal 49 al 2004. Quindi un lasso di tempo sì, un po' cioè importante. Quei 21 anni, 60-80, proprio per filo e per segno, estate e inverno. Però andiamo anche un po' prima, un po' dopo. Che periodo, se vogliamo focalizzarne uno, ti entusiasma di più rispetto ad altri? Chiaramente i primi anni 60, è il periodo in cui ero insomma bambino, ragazzino, e penso appunto di essere molto ferrato in quegli anni perché la memoria quella volta era diciamo molto fresca e queste immagini di questi carri maestosi che io pensavo poi in un futuro di costruire già allora mi sono rimasto impresso proprio con molta chiarezza. Di quegli anni, guarda, mi basta vedere un'immagine, un pupo di un carro, io ti so dire chi l'ha fatto, quanto si è classificato, come sfilava, cioè la posizione sfilata, eccetera, eccetera. Ecco, questo che sta andando in onda, ad esempio, facciamo subito una parola a questo. No, un momento, quello di prima è un carro di Valentini del 56 che è sfilato anche nel 57, ecco, e si chiama Cine, Sport e Fantasia. All'epoca ci fu grossi problemi economici, tant'è vero che sembrava, secondo i giornali dell'epoca, che la carnevalesca finisse. Quindi nel 57 sono risfilati i carri del 57, è il primo riciclaggio della storia. Questa ecco, invece è una mascherata di Guerino Ferretti e Alberico Filippetti, dentro il Politeama. Mi pare lo stesso sempre degli anni 55-56. Quindi insomma, è importante questo lavoro che avete fatto. Adesso ti chiedo, insomma, Paolo, c'è...
proprio una ricerca che vuole consegnare a tutti gli appassionati del carnevale e non un documento che testimoni tutto quello che c'è stato, insomma, in questo lasso di tempo così importante. Sì, perché ci siamo accorti anche con una certa meraviglia che mancava una documentazione completa specificatamente riguardo al carnevale di questi anni, anni in cui tra l'altro erano diffusi mezzi di registrazione cinematografici, quindi cineprese in Super 8 e macchine fotografiche abbondavano già dagli anni 50. Nonostante questo però è stato abbastanza difficile riuscire a mettere insieme tutto il materiale per poter tracciare una storia coerente dal 60 all'80 completa. Il lavoro è iniziato a maggio, abbiamo iniziato questo lavoro a maggio e l'abbiamo finito a dicembre, metà gennaio in realtà, finendo tutto quanto. Proprio perché riuscire a trovare di ogni singolo carro, perché di questo si tratta, di ogni singolo carro uscito dai capannoni tra il 60 e l'80, noi siamo riusciti a trovare filmati e fotografie inerenti appunto al carro stesso. Poi l'amico Riccardo ha appunto tracciato la storia sia dei carri in questione che dei carristi che li hanno concepiti. Io credo che il filmato sia anche importante però perché oltre al carnevale indaga anche i fenomeni sociali e di costume e anche architettonici che riguardano la nostra città. Infatti, oltre a poter ammirare le sfilate allegoriche, riusciamo anche a vedere che, per esempio, che tipo di vestiti andavano certo. Di moda negli anni 60 o negli anni 70. Certo. Riusciamo a intravedere alcuni edifici che non esistono più. Uno tra tutti, per esempio, che io non conoscevo, un capannone che si trova dove oggi sorge un ristorante in Sassonia. Si vede questo capannone che non c'è più. Oltre ai capannoni mitici, storici che avevamo fino al Riccardo, 2005. Fino al 2005. Quindi appunto il filmato, oltre a tracciare la storia del carnevale, traccia anche un pochino la storia sociale della nostra città. E quindi credo che sia interessante anche per questo motivo. Il lavoro nella sua totalità, unendo i due DVD, si aggira intorno alle 3 ore, quindi è abbastanza lungo, ci rendiamo conto che può essere difficile guardarlo tutto quanto insieme. Certo, però. A questo proposito abbiamo realizzato in ognuno dei DVD un menu che può aiutare ad andare direttamente nell'anno che interessa allo spettatore. Quindi, orientarsi. Esatto, esatto. Magari dici, ma mi è nato il figlio nel... No? Nel 62, vediamo. Esatto. Però io consiglio di vederlo la prima volta tutto di fila, perché i discorsi sono collegati. Per esempio, parlando del 69, dico, quest'anno non sfilano più i minicarri dei bambini che fino al 68, quindi cioè, dovresti vederlo. Poi magari parlo della carriera dei carristi, allora è tornato quello che aveva lasciato andare 2 anni prima, eccetera, eccetera. Quindi, poi si vede anche l'evoluzione dei carri, Sì. Sull'evoluzione dei carri, parliamone, sì. L'evoluzione dei carri, perché il titolo insomma è quanto mai evocativo, quando i carri sapevano di cartapesta. Cioè avevano il sapore. Avevano il sapore della cartapesta. Come si è evoluta la tecnica insomma? Ecco, intanto diciamo una cosa, che tra i motivi per cui abbiamo fatto questo DVD, c'è quello che ci siamo accorti che si stanno perdendo le memorie. Ecco. I carristi, purtroppo, i carristi storici, molti ci hanno abbandonato. Quelli che sono ancora in vita sono anziani, non si ricordano bene appunto il passato e soprattutto non hanno lasciato, gli operatori degli anni 50, 60, anche in parte 70, non hanno lasciato documenti fotografici. Per esempio, per quanto io abbia cercato, non sono mai riuscito a trovare le mitiche botti di ferro che venivano riempite con la segatura a cui veniva dato fuoco, con cui si asciugava la cartapesta negli anni 60. Ah, ecco. Fino al 67 si è usato questo sistema. Poi quell'anno Ferretti, che purtroppo ci ha lasciato da poco, pensò di usare le stufe a gas. Però anche di questo non c'è traccia. Lo sappiamo per certo, è assodato, però non c'è traccia. Comunque, gli anni 60 secondo me erano gli anni in cui i carri erano più belli, questo fra l'altro non lo dico solo io, lo dice la maggioranza della folla, cioè era veramente il trionfo della cartapesta, dell'artigianato. Adesso io non voglio giudicare perché fra l'altro le risorse economiche sono molto limitate, per cui è difficilissimo, l'ho visto anche quando facevo i carri io, è difficilissimo poter fare cose ad alto livello perché quando ti mancano i soldi certo. Non le fai.
Però ecco, quella volta, secondo me, negli anni 60, soprattutto i primi anni 60, i carri erano tutti belli, e infatti nel DVD dico che l'ultimo, quello che arrivava ultimo, non era il più brutto, era il meno bello. Meno bello. Secondo me la qualità va giù nel 69, io lo dico, nel 69-70, lo dico e si vedrà, perché nel 69 hanno avuto molto poco tempo, circa 2 mesi, c'è stato un braccio di ferro più o meno come quello che è avvenuto quest'anno. I lavori sono partiti tardi e i carri hanno abbandonato la cartapesta nelle pareti. Mm-hmm. Cioè cominciano i carri un po' squadrati, tutti, capito, sagomati, con la pittura data un po' così, diciamo, in fretta. Nel 70 invece quello che mi stupisce è che era l'anno del centenario, che poi anche lì io lo spiego bene, era la centesima edizione, che non è proprio non la stessa è il centenario. Cosa. Centesima, poi, che se pensi che durante la guerra si è fermato, non era manco la centesima. Comunque, vabbè. Allora si pensava che i carri sarebbero stati maestosi, invece sono addirittura più piccoli, più bassi. Io lo dico, un carro in particolare è stato uno dei più bassi che sia mai uscito dai 5 capannoni, quello di Evaristo Ghiandoni, l'Appollaggio d'Italy, che è arrivato ultimo, fra l'altro. Per cui, ecco, in quei 2 anni lì, secondo me, la qualità va giù. Poi negli anni 70 abbiamo sempre Pacassoni, Ferretti che si disputano il primo premio, Ghiandoni, Del Monte sempre terzo, quarto, e lì la gara va giù, tant'è vero che a un certo punto viene abolita. Nel 76 la gara non c'è più. Poi dopo riprenderà dopo molti anni, però in quegli anni la gara è abolita, per cui chi va a dire che io ho vinto nel 78 non è vero, perché la gara non c'era. In alcuni libri che sono usciti ultimamente, Corsaletti ha vinto le 70. Non è vero, perché la gara in quei anni non c'era. Adesso è ripreso, però. Non è vero. Non è gara. C'è stato un anno perché c'era la lotteria, si dovevano abbinare i biglietti, capito? Ma anzi, spesso si faceva uscire il carro che, diciamo, un carro perché non c'erano i soldi per farlo nuovo, e si diceva che aveva vinto, ma non è vero questo comunque. Cioè, io sono molto sincero, magari la gente dice che sono polemico, ma in realtà pane pane, vino al vino. Certo. E infatti in quel DVD siamo così, cioè riusciamo anche a correggere errori che ci sono stati nei giornali dell'epoca, che possiamo correggere, perché quando un giornale mi dice ieri sera c'è stato il gemellaggio con Düsseldorf in piazza e l'altro mi dice che il gemellaggio è stato con Norimberga, beh, insomma, o l'uno o l'altro, qualcuno dei due ha sbagliato. Paolo, allora hai toccato un argomento che, insomma, quando si parla di immagini e di, no, riprese video, è un passaggio saliente, cioè le trasformazioni che inevitabilmente la struttura della città, la planimetria, esatto, le costruzioni hanno. Quindi, voglio dire, l'aspetto sociologico influisce molto anche sul carnevale, o viceversa, perché poi sono due fattori che si interscambiano. Esattamente, e noi a distanza di anni abbiamo la possibilità di indagarli, diciamo, guardando il tutto da una prospettiva migliore, come se vedessimo il tutto dall'alto. Essendo passati molti anni dagli anni in questione che trattiamo, riusciamo a tracciare una storia più completa. Oltre a questo, va detto che le immagini che abbiamo utilizzato sono state girate in Super 8, e questo implica che chiunque usasse una cinepresa in quegli anni doveva conoscere sicuramente le basilari tecniche di ripresa. Quindi noi ci troviamo di fronte a sì dei dilettanti che utilizzavano la macchina da presa, ma con cognizione di causa. Quindi le immagini che abbiamo utilizzato sono sicuramente buone da un punto di vista tecnico. Oltre a questo abbiamo proprio il fatto che le immagini sono state girate in pellicola, no? Questo supporto ormai sconosciuto, ma che in realtà ha la incredibile capacità di riuscire a riportare in vita immagini del passato. Ormai sappiamo che il digitale, per quanto comodo, in realtà è un altro mondo rispetto alla pellicola, quindi è stato anche piacevole avere a che fare con questo tipo di materiali. Riguardo al filmato, devo dire che quando siamo riusciti a trovare dei Super 8 originali, ovviamente abbiamo utilizzati questi. In alcuni anni invece è stato più difficile trovare del materiale originale, cioè la vera e propria bobina, e ci siamo dovuti accontentare di copie magari su VHS fatte in precedenza, in cui magari la qualità scade un pochino.
Però per quanto riguarda il resto del filmato utilizziamo delle immagini di buona qualità, oltre che delle fotografie. E Riccardo nella sua narrazione non si limita a parlare soltanto dei carri, ma traccia anche quelli che sono gli aspetti salienti di quegli anni, sia nel macro, cioè quanto avveniva in Italia, nel mondo in questi anni, sia per quanto riguarda la storia locale. E quindi è gradevole anche per chi magari è nato dopo, come me, riuscire ad avere idea di quanto accadeva. Per esempio nel 73, correggimi se sbaglio, 74. perché la crisi del 73, sì. Nel 74 l'austerity. I carri non sfilano proprio perché c'era la famosa austerity. Sì, e quindi ecco, abbiamo avuto modo di toccare vari argomenti, non soltanto il carnevale. Il carnevale diciamo che fa da contorno, ecco, a quello che in realtà era poi la vita di tutti i giorni di quegli anni, con tutti i problemi quotidiani che c'erano. Ecco, l'abbiamo anche detto altre volte su questi divani, insomma, il digitale sta ammazzando un po', no, l'artisticità. L'artisticità, dai. E anche, se vogliamo, un po' il fatto che scattiamo, no, facciamo 1000 scatti di una sola cosa e poi magari buttiamo le schedine SD in un cassetto e avremo un buco generazionale. Esatto. Si parlava proprio di questo aspetto, esatto, che sì, avremo un buco di memoria storica generazionale, perché con tutti questi supporti, esatto, mentre prima, no, Riccardo, parlavamo, sì, di pellicola, sì, no, di pellicola, tu basta che vedi il fotogramma, sì, in controluce e ce l'hai, sì, lì, però, sì, invece la schedina SD, no, oppure il computer, sono l'hard numeri, disk. Sono numeri, nel digitale sono numeri, mentre per quanto riguarda la pellicola tu hai proprio fisicamente un oggetto che puoi conservare. La pellicola viene garantita per 300 anni se viene tenuta nelle condizioni ottimali, che poi non sono condizioni assurde, non va messa dentro una cassaforte criogenica, sì, però basta tenerla in un luogo asciutto. E lontano dalla luce. Quindi capite l'importanza di un lavoro come questo, oltre alla fatica e oltre alla ricerca che ha comportato per i due autori, insomma, consegnare anche a quelli che non lo hanno vissuto in prima persona lo storico di uno degli eventi, insomma, più importanti della città di Fano. Riccardo, io immagino che oltre ad averle vissute in prima persona, ma rivederle ti abbia suscitato un caleidoscopio di emozioni, penso, immagino. Beh, adesso insomma, cioè, non è che sono proprio più un ragazzetto, per cui la vedo un po', diciamo, più distaccata. Se, cioè, non è che la passione mi sia passata, anzi, lì lo dico, la passione c'è sempre, però certamente, cioè, pensare di rimettermi in un circuito dove c'è da faticare un sacco, da arrabbiarsi un sacco e da prendere 5 euro all'ora, no. Anche no. No. Preferisco, insomma, fare questi, queste cose qui. Fra l'altro, molte persone già mi hanno detto aspettiamo il prossimo. E infatti, secondo me, potremo fare, non so, 50-59, ecco, quindi partendo dall'ultimo anno per il corso, in cui il carnevale si è svolto per il corso, e magari 81-90, quindi avremo 40 anni, poi in futuro magari dal 90 al 2010. Ma perché in origine sfilavano nel corso i carri? Sfilavano per il corso fino al 1950, 50. Poi nel 51 c'è il passaggio nel viale, nel 52 c'è il passaggio tecnologico dai buoi ai trattori, e noi lo documentiamo col carro vincente, con i buoi e con i trattori. E con i trattori, sì, bellissimo. Questo è il 52. Quindi nel corso, viste anche le dimensioni del corso, anche i carri forse erano dimensionati. Beh, certamente. Era tutta un'altra cosa. Certamente, anche per il viale, i primi anni, i carri erano molto lunghi, onestamente, però chiaramente l'altezza non era quella, anche perché i primi anni nel viale, nel 51 per esempio, non esistevano i capannoni, si facevano un po' di qua, un po' di là. Nel 52-53 invece viene eretto un capannone unico, era un parallelepipedo diviso da palizzate in legno che noi documentiamo, mentre nel 54 sono sorti capannoni col tetto a triangolo, di cui nel muro medievale ci sono ancora i buchi, sì, dei quali però non ho mai trovato nessuna foto. Ah, ecco. E invece nel 54, per il carnevale 55, vengono eretti 5 mitici capannoni ad arco, esatto, che abbiamo usato fino al 2004. Nel 2005 poi li hanno abbattuti, però avevano un sapore estremamente diverso da quelli di adesso, nonostante che erano disagevoli, senza servizi, col tetto in etri, però erano mitici.
Cioè, c'era il sapore del... Fra l'altro c'è la consapevolezza che i carri che hanno fatto la storia del carnevale, che ancora vengono ricordati come il famoso boom di Corsaletti del 65, sono usciti da lì dentro. Sono usciti da lì. Mentre invece dai capponi nuovi io penso che l'unico carro che la gente ricorda è il Valentino Rossi di Furlani. Di Furlani. Gli altri carri, io penso a cominciare dai miei, non se li ricorda nessuno. Ma un carrista, da dove... No, prende l'ispirazione per creare il lavoro dell'anno seguente. Allora, guarda, come fa? Qual è il meccanismo? Io ti dico molto sinteticamente, già a 5 anni facevo i modellini dei carri. Ecco. Nonostante che mio padre non è che fosse tanto d'accordo su queste cose qui. Però mi dicono che da piccolo mi piacevano più i trattori dei carri e te pensi che io non c'ho manco la patente. Ma le ispirazioni io le prendevo quasi sempre da delle esclamazioni, infatti i titoli dei miei carri erano sempre molto lunghi, mai un titolo di 2 parole, tipo, non so, sono arrivati da lontano col carnevale alla mano. Cioè magari vedevo qualcosa in televisione, un'esclamazione, e da lì, capito? Oppure le canzoni, acqua azzurra, acqua rossa, quando andavamo a cercare l'acqua su Marte e non ce l'avevamo sulla Terra, capito? Per me è stato sempre così, un'esclamazione, oppure un particolare di un carro ripreso l'anno dopo. Però, capito, non è che mi metto lì a pensare, cioè mi viene di getto. Tuttora ci avrei molte cose da dire, però ripeto, ho dei dubbi che ci tornerò, molto grossi. Non dico di no, però il 95% penso che sia finita. Anzi, vorrei aggiungere un'ultima cosa. Quando Ferretti nel 2010 prese il mio posto, lui voleva che io lavorassi con lui, ma io, dopo aver fatto il capocarro per 24 anni, non volevo fare il garzone, diciamo, di un altro. E mi ricordo che lui mi disse una frase che per il momento è profetica, e cioè, se vai via non torni più. E quindi questo per il momento è così. Per il momento è così. Oh, io sono, come ho detto anche diverse volte, sono 5 anni che seguo il carnevale, che con Fano TV, insomma, ci metto mani e piedi dentro, e quindi un po' i carristi li ho frequentati, li conosco, e devo dire che sono una categoria molto particolare. Siete proprio... Sì. È vero? No, è, un po' come, è un po' come Ferrari che diceva piloti che gente, sarebbe dire carristi che gente. Che gente, quindi... Sì. Io lì non se... Ah, scusa. No, fai fine. No, prima si è parlato un attimo del fatto che mancano delle fotografie riguardanti i vecchi capannoni. Sì. A questo proposito vorrei appunto sottoporre un appello agli spettatori, chiedendo che chiunque possegga del materiale fotografico o video, in questo caso riguardante il Carnevale di Fano, ma in generale riguardante la nostra città, è pregato di contattare sia lo Studio del Bianco che appunto, per quanto riguarda i carri, Riccardo, perché è importante riuscire a completare alcuni tasselli. Noi sappiamo di persone che hanno buttato via proprio il Super 8, fra l'altro anche fotografi di professione, fra l'altro. E quindi diciamo a tutti, non buttate via niente, se avete qualcosa chiamate o Del Bianco o il sottoscritto, ve lo veniamo a prendere a casa, oppure fate un fischio alla carnevalesca, però dico, prima di buttare via memorie storiche che poi non si troveranno più, pensateci un attimo, anche perché non è che sono cose che riempiono la soffitta, cioè magari una pellicola... Sono pochi centimetri, capito? E tra qualche anno avranno ancora più valore, certo, valore storico, ovviamente, parlo di valore storico. Quindi chiaro. Chiunque possegga dei filmati in Super 8 è pregato innanzitutto di conservarli e non gettarli, dopodiché di digitalizzarli per poter costruire insieme l'archivio della memoria visiva. Ecco, è una cosa molto, molto importante. Se qualcuno ha le foto della lavorazione dentro i capannoni negli anni 50 e 60 per documentare le tecniche dell'epoca, per esempio quando si ricucivano i pupi con il lago e il filo, prima che entrassero in uso le macchinette. Si cucivano con l'ago e con l'ago e il filo. Poi sono entrate la Zenith, diciamo. La spilatrice, ma prima si cuciva con l'ago e col filo. Questo probabilmente fino agli anni 56-57. Quindi chi ha questa memoria fotografica... O Del Bianco o Riccardo Deli. Quindi, o la carnevalesca. O la carnevalesca, insomma. Comunque, amici, se andando a scartabellare nei vostri cassetti, magari dei vostri genitori, dei vostri nonni, trovate materiale fotografico o video, insomma, girato sul carnevale, mi raccomando. Insomma, e non solo. E non solo. Perché dopo giustamente, e non solo, sono tanti gli aspetti. Oh, una cosa, Riccardo, ti volevo chiedere, che è una cosa che mi sempre ronza nel cervello quando vedo i carri tutti gli anni.
la rappresentazione, diciamo così, di un carro spesso va di pari passo con l'aspetto sociale, il momento politico, insomma, quindi sono degli specchi della società, del momento storico che si vive, questo è... Esatto, infatti io lì lo dico, lo spiego, penso, abbastanza bene. Ad esempio il carro che vedi nella retrocopertina, ecco, Jukebox di Hermes Valentini, primo premio Carnevale 1960, e appunto celebra la diffusione del jukebox che si stava diffondendo appunto nei primi anni 60, celebra il ballo come fenomeno di massa, la comparsa dei primi capelloni, l'evoluzione della musica leggera ad opera sia di Modugno, che vinse nel 58-59 e che è il pupo principale che del carro, il pupo è Modugno, e soprattutto anche ad opera degli urlatori, di cui lì vediamo Toni Dallara in alto, Celentano, Rita Pavone, che appunto stavano rivoluzionando la musica di quegli anni. Poi per esempio si parla, non so, nel 63 i primi viaggi spaziali, c'è il satellite con le prime... No, non è questo, visto, 70, no, questo è 70. Non si sgarra, No, il 63 è importante. Io ho visto i razzi subito. Perché nel carro di Valentini, che si titola Quante puntini puntini lune, compaiono per la prima volta a Fano caricature di politici nazionali e internazionali, Kennedy, Khrushchev, De Gaulle e Fanfani. Per la prima volta. Per la prima volta nella storia del Carnevale di Fano, sì, questo è tutto documentato. Anche perché prima non è che si poteva fare tanta satira e tanto liberamente. No, infatti, in alcuni casi nel 69, quando sfila i carri I Lumaconi di Luciano Del Monte, progettato da Marcellino Battistelli, i giornali dell'epoca dicono che la carnevalesca, forse per troppa prudenza, chiese alla questura appunto il nulla osta, ma era un carro dove c'erano delle lumache con scritto magari il Ministero dei Lavori, ecco. Cioè è una satira che rispetto a quelle di oggi proprio fa ridere, non è, però quella volta c'era tanta prudenza che chiesero alla questura il nulla osta sia per l'approvazione del bozzetto sia per farlo sfilare il carro finito. Che anno era? 1969. Quelli erano anni anche un po' particolarmente caldi dal punto di vista proprio anche dei moti giovanili, insomma, negli anni 60. Infatti, fra l'altro, nel 69, nel 69 c'è il carro di Ferretti, la protesta, infatti, perché non dimentichiamo che i carri sono progettati l'estate prima, quindi nel 68 il maggio francese, nel 69 il carro la protesta. A volte però, per via di questo motivo, cioè che il carro è fatto il bozzetto l'anno prima, si rischia a febbraio che già è fuori moda, no? Come quando Berzot vinse il mondiale, però a febbraio dell'anno dopo già era caduto in disgrazia. E quindi... Oppure anche, se non ricordo male, in un'occasione è stato rimosso il pupo che raffigurava Moro, proprio perché era... Sì, esatto, era stato... nel 78 il carro di Valentini, Nicolini e Battistelli nel Mar di Guai rappresentava la corsa al Quirinale e c'era fra gli altri l'onorevole Moro. Poi dopo a maggio è scomparso tragicamente, quindi al carnevale estivo è stato tolto. L'anno dopo il carro è risfilato perché quell'anno hanno avuto un sacco di problemi col maltempo e chiaramente dopo hanno sostituito la caricatura. Oppure era morto Kapler e quindi anche lei ha sostituito la caricatura, oppure l'hanno modificata. E questo è successo spesso. E di questo se ne parla nel video, quindi non soltanto il carnevale. Ecco, quindi insomma avete capito di che cosa stiamo parlando. Non è solo una carrellata di carri e di allegorie, ma c'è proprio attraverso le immagini raccolte da Del Bianco e i racconti e le parole di Riccardo proprio un ripercorso storico della nostra società, sì, in sì, questi anni, perché poi ogni carro tu corredi di argomenti, esatto, cioè tu lo spieghi, esatto, il carro, infatti, no? Proprio l'appollaggio d'Italy che abbiamo visto prima celebra appunto il primo allunaggio del 69, questo è un carro del 70, chiaramente è, diciamo, quell'avvenimento rivisto in chiave nazionale popolare, cioè noi facciamo l'appollaggio sul Polarostro. L'appollaggio sul Polarostro. Sì, beh, l'allegoria è sempre stata presente, insomma, un po' il sale, sì, diciamo, del carro è un po', sì, lo sfottò, sì, l'ammiccamento, sì, no? Questo c'è sempre stato, insomma. Sì, sì, anche se a Fano in maniera un po', rispetto a Viareggio, in maniera un po' soft, soft, diciamo. Sì, però... Sì, Viareggio è proprio dissacrante a volte, Fano no, anche perché la carnevalesca onestamente non sempre lo permetteva. E quindi, insomma, sì, c'erano, sì, dei paletti, sì, insomma, sì, dei paletti.
Allora, dove si trova questo bellissimo prodotto, insomma, dove si trova? Chi uno vuole... Potete acquistarlo sia presso lo studio del Bianco in via Roma 15, oppure fino alla prossima settimana. Riccardo sta allestendo una bellissima mostra a San Michele. Una mostra sulla cartapesta che faccio io, più tutta la retrospettiva dei miei carri. E comunque, se qualcuno lo vuole, io sono abituato a fare il giro casa per casa, infatti... Ti chiama e... è una cosa che io faccio, a parte che poi lo spiego, molta gente vuol sentire appunto... È un prodotto artigianale come i vecchi carri, diciamo. In tutto e per tutto. Esatto, sì, sì, esatto. Il supporto è attuale, ma lo spirito, il cuore è... analogico, il cuore è analogico. Infatti bisogna dire che avevo... prima ancora che uscisse, una lista di 250 richieste, cioè persone che semplicemente spiegando hanno detto io lo voglio, se è così io lo voglio. Non hanno visto nessuna foto, si fidavano di me e di lui. Alla cieca, beh, esatto. è un bel modo di fidarsi, insomma. Ecco. Quindi raccogliete l'appello di Del Bianco e di Riccardo, se avete materiale, lo ridiciamo per l'ennesima volta, utilissimo, importantissimo. Rivolgetevi a loro che ne faranno un uso prezioso e poi se volete insomma ripercorrere questo ventennio e non attraverso le immagini e le parole di Riccardo, insomma questo è sicuramente un documento importante ed è anche un bel gift, un bel regalo, perché no? Insomma, quindi se siete sia amanti del carnevale o insomma della vostra città, della città di Fano, questo è un bel prodotto. Bene, il tempo è tiranno, grazie per essere stati con noi in questo giovedì crasso dove abbiamo parlato di carnevale, ma con un'ottica, una prospettiva particolare, sicuramente che rimarrà, insomma, non solo nel cassetto, ma rimarrà, insomma, a futura memoria per, insomma, la fatica soprattutto che avete fatto, avete profuso nel mettere a punto questo prodotto. Bene, grazie a te, Roberto Del Bianco, grazie a Riccardo Deli. E grazie per il lavoro che avete fatto, no? Questo ve ne va reso merito. Grazie a voi per l'ospitalità. Prego, grazie. Bene. Cari amici di Dopocena è tutto, grazie, alle prossime.